Gesù affermava: senza di me non potete fare nulla. Come il tralcio da sé non può portare frutto, così è della vita del credente, che da solo, con le sue forze, con i suoi buoni proponimenti, non può portare frutto. O meglio, vi sono volte che questo frutto è fasullo, non vero, che produce per sé e per gli altri una benedizione che non è quella del Padre, sentimenti e preghiere che non sono quelli indicati nella parola di Dio. E pensiamo così, dopo aver cominciato ed imparato alcune cose della sua parola, di poter proseguire con le nostre gambe. Non considerando che la linfa deve scorrere sempre e bene per darci la vita, per tenerci nella vita, quella di Cristo, per rimanere vivi, svegli, in piedi e proseguire il cammino portando frutto. Ma troppe volte, come i credenti della Galazia, cominciamo per lo Spirito e vogliamo poi raggiungere la perfezione con la carne. E tutto ciò è insensato, perché l'uomo carnale non comprende le cose dello spirito. Come facciamo a camminare per esse e viverle? E questo frutto, se non viene alimentato da Dio, porterà un peso dentro di noi che ci farà spezzare. Attaccati alla vera vite, troppi insegnamenti sbagliati, troppe viti selvatiche, ma noi abbiamo la parola, confrontiamo ogni cosa con ciò che è scritto, così noi terremo la nostra vita sulla strada della santificazione. Io sono la vera vite, esclamava il Maestro. Lui è la parola fatta carne. Per portare frutto dobbiamo rimanere attaccati a Cristo, che ha lasciato le sue istruzioni per noi nella Bibbia, la sua parola, per condurci in cielo, e ce l'abbiamo proprio fra le nostre mani. Leggiamola e meditiamola. Che il Signore ci dia sapienza.